Rio de Janeiro nella seconda metà dell'Ottocento, è il più famoso compositore moderno che il Brasile abbia mai avuto. Compositore ed arrangiatore di numerose opere, ha saputo fondere le influenze del romanticismo e impressionismo europeo con la cultura popolare del suo paese. Grande estimatore di Johann Sebastian Bach, ha dato vita ad uno stile particolare, riuscendo a far meravigliosamente convivere nella sua musica la maestosità dello stile del grande maestro con la musica brasiliana. Il risultato è uno stile personalissimo, capace di complesse costruzioni architettoniche che fondono ed esaltano nello stesso tempo elementi colti e primitivi, raggiungendo straordinarie atmosfere espressive. Nell'Ave Maria che vi presentiamo questa sera possiamo apprezzare la dolcezza della preghiera popolare, impreziosita da un'armonizzazione ricercata, ricca di delicate sfumature, in una sapiente fusione tra la solidità della scrittura antica ed il fascino di suggestioni tardo romantiche. Ave Maria. Secondo una delle sue più radicate convinzioni.
L'interpretazione di un brano non va imposta, va condivisa, va modellata insieme, così che la partecipazione sia più intensa. Questa sera vi presentiamo l'Ave Verum Corpus, o semplicemente Ave Verum, un testo eucaristico che viene fatto risalire ad una poesia del XIV secolo. L'inno, messo in musica da numerosi compositori, riguarda il credo cattolico della presenza del corpo di Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. La composizione di Lanaro coglie con semplicità e al tempo stesso con profonda intensità i punti più pregnanti del testo, portandolo a momenti di grande espressività e fascino. Ave Verum. Oh.
con continui arabeschi, interpella le altre voci, le quali qua e là rispondono con brevi imitazioni. Il brano procede con un ritmo uniforme e regolare che conferisce un carattere dolce, a tratti di grande tenerezza, a questo inno al Signore. Annotazione per la giuria: il brano verrà eseguito mezzo tono sopra. Sanctus.